Allora, siamo sempre qui perché dobbiamo fare tutta una serie di interventi legati a una serie di faccende. Tra l'altro c'è di mezzo l'attualità politica, la quale attualità politica non è qualcosa di strano della storia del popolo italiano, ed è particolarmente interessante vedere... Come dicevano i greci, tutto fluisce. Tutto meno quello che non fluisce, ovviamente. Vabbè, allora, ho accennato questo. Sì. Me lo fai dire? Sì, no, aspetta, fammi finire questa presentazione. Lui prima aveva scambiato l'Iliade con l'Odissea. Purtroppo. Eppure, conosco bene, mi piacciono tantissimo tutti e due. La cosa importante che noi diremo, ma non oggi, relativamente all'Odissea, interpretata nell'ottica junghiana, che tra l'altro spiega sistematicamente la persistenza, il ruolo e il significato dei miti. Tra l'altro, questo lo voglio dire, noi viviamo... Sotto il profilo anche psicologico, soprattutto psicoanalitico. Noi oggi viviamo in un clima acculturato che permette spesso... Un bellissimo esame che ho fatto a lingue, che era l'ascesa e caduta del mito vittoriano. Non è male. Era appunto la mitologia dell'uomo ideale in epoca vittoriana e il suo nascere, il suo sorgere, il suo declinare. Allora tu mi hai portato su una strada diversa, molto insidiosa. Però, no, ma molto importante, perché il mito vittoriano nasce da quella rinascita romantica che era tipica appunto degli inglesi, che gli inglesi importarono dall'Italia, è importantissimo. Certo. I vari Schelling, i vari Byron, era gente che veniva a beverarsi in Italia. Tant'è vero che dopo c'è stata il risucchio del mito. Ma Byron stesso non è morto qua a Roma, se mi ricordo. No, Byron è morto in Grecia. Ah, in Grecia, scusa. Chi era che era morto? È morto Schelling, Schelling, marito dell'autrice di Frankenstein. Del no, di Frankenstein. Ah, non Castello di Otranto, no, giusto. Di Frankenstein, sì. È morto annegato col suo schooner di fronte al porto di Viareggio, un'altra cosa, ancora. Tuttavia, come dicevo, tutte queste... Goethe stesso, che noi chiamiamo il grande... grande poeta riassuntivo, anzi poeta, il grande romantico, il grande poeta europeo, certo, perché se uno dovesse fare la sintesi più moderna rispetto a Dante, non ci dovrebbe mettere Goethe, ma Goethe è venuto a beverarsi a Roma, viveva qui a Roma a Via del Babuino. Tutte queste cose messe assieme, legate tra l'altro al mito, attenzione, perché la cosa più interessante che va analizzata nella mitologia dell'Odissea... Il più grande mito, ricordiamoci sempre, è Gesù. È un che è inserito all'interno... Della se non ci fosse filosofia stato, neo? Platonica, però attento, se non ci fosse stato l'Odissea, perché attenzione, l'Iliade è semplicemente una fotografia... Dello stato quo. Dello stato quo, con una figura mitica che è Achille, che tra l'altro non ha nemmeno il senso della sua grandezza, perché è una grandezza bellica, sì, ma infatti. Eroico. Invece, se voi andate a vedere, ad esempio, e poi Achille è l'eroe stupido. Stupido no, ma insomma, capito? Superficiale. Se voi andate invece a vedere l'Odissea. Meno profondo, diciamo. Cioè, nell'Odissea c'è un momento importantissimo, che è la discesa agli inferi di Odisseo, cioè di Ulisse, che si incontra con Achille, il quale Achille non è più quell'Achille lì, ma è un Achille che ha preso coscienza della sua umanità. È bellissimo. Ho fatto questa deviazione perché dovremmo parlare di queste cose, ma dobbiamo anche parlare di questo personaggio qui, perché questo è un testo che è uscito adesso. Chi è interessato lo può comprare, perché è ancora in edicola. È tutta... Quindi Verre e Varone. No, è Verre. A Verre. Quello che è stato condannato da Cicerone. Ah, è il processo a Verre. Sì, sì, sì.
questa è un'opera, questo libretto qui è un'opera che è passato per essere un grande, in realtà era un fiore della mignotta. Era un fiore della mignottona. Qui c'è descritto quello che ci ha messo Cicerone per andare in Sicilia, per andare a prendere tutti i documenti che accusavano Verri, ma quello che mi interessa di più non è tanto far vedere la vicenda di Verri, che è un banale personaggio stupidamente copiato da un Matteo Renzi, perché Matteo Renzi è a livello di Verri, un ladro di polli, eccetera, ma una realtà di cui ovviamente semmai ne leggeremo, che riguarda lo sfruttamento degli agricoltori siciliani, il frumentum emptum, come i ladroni, che io assimilo ai cattocomunisti, si erano organizzati, qui ci sono due pagine, le leggeremo al momento opportuno, per truffare i contadini. Ne faccio un'altra dopo, vai. Sei partito, vai, dai. Vabbè. La difficoltà nell'approvvigionamento di frumento, questo vi spiega come funziona il cattocomunismo, c'è scritto qui, la difficoltà nell'approvvigionamento di frumento dovuta a varie cause, non ultima la calamità dei pirati, aveva indotto i consoli romani, ovviamente, del 73 avanti Cristo, primo anno del governo di Verri. I pirati lavorano sempre o per conto loro o per conto terzi, sempre, come il Black, certo, Black ora, come i pirati inglesi, certo, i corsari, no? E i trasportatori di negri di oggi, sempre d'accordo con il potere finanziario. Primo anno del governo di Verri, a far approvare una legge in base alla quale Roma avrebbe dovuto acquistare dai coltivatori siciliani grano. Questo vuol dire anche un'altra cosa, bisogna dire un'altra cosa, che in epoca ciceroniana, cioè parliamo del 173 avanti Cristo, più o meno 100 avanti Cristo, il clima a Roma non era come questo attuale. E in Sicilia pioveva anche lì abbondantemente, come pure in Libia, perché il granaio di Roma, ricordiamocelo sempre, è sempre stata la Libia, appunto. E quindi vuol dire fino che a quando il clima non è stata sfruttata stupidamente dai vandali, diciamolo tutto. Certo. I vandali, diciamo chi erano i vandali, però. I vandali non erano dei vandali qualunque. No. Il tipo, come si dice? L'anomea ha creato poi anche un nome, un aggettivo, no? Sì. Vandalo, ma in realtà i vandali erano la tribù, l'etnia dei vandali, certo, che erano una cultura, erano una civiltà, erano anche un popolo, certo, che veniva dall'Asia come tutti gli altri che ci hanno... Erano quelli che si erano stanziati in Africa settentrionale e in Spagna. E soprattutto sull'Atlante, voi li vedete ancora gli eredi, si chiamano berberi, non a caso si chiamano berberi, perché barbari. Sono gli eredi dei barbari. Sull'Atlante, voi andate in Tunisia, andate in Algeria, andate sull'Atlante e ci vedete loro, stanno lì. Allora, prima del governo di Verri, a far approvare una legge in base alla quale Roma, attenzione, avrebbe dovuto acquistare dai coltivatori siciliani grano ulteriore rispetto a quello dovuto a titolo di decima. Intanto partiamo con questi... Partiamo con questi obblighi. Ad esempio, oggi c'è una norma che impone agli italiani di pagare il vitto dei migrantes negri qualora si dichiarano froci. Tu arrivi in Italia, dici sono frocia, ti abbracci con Zingaretti e ti danno pure i soldi miei. Questo grano comprato, frumentum emptum, era di due specie, attenzione, guardate, siamo nel 73 avanti Cristo, altro che adesso. La prima specie era costituita da una seconda decima, altera decuma o frumentum decumanum, uguale alla prima, ma che a differenza di questa veniva pagata ai coltivatori, non era quindi un'imposta. Non so se mi sono spiegato. Questa qui era uguale a quella che loro dovevano pagare come imposta, però gliela pagavano.
ovviamente a prezzo ridotto, è chiaro, no? Vorrei vedere di che mangiavano questi coltivatori, ma vediamo. A tale prestazione erano tenute tutte le città decumane, in cambio di un prezzo fissato unilateralmente da Roma, unilateralmente da Roma, certo. Capito? E noi parliamo di Rockefeller e di Rothschild, capito? In tre sesterzi al moggio. Mettiamoci dentro anche il tuo concittadino che creò l'impero dei cereali e che l'hanno ammazzato quando ha rotto troppo le palle. Sì, no, quello che l'aveva creato era il suocero. Sì, vabbè, dillo. Il suocero si chiamava Ferruzzi. Il quale, fra gli anni 50 e 60, nonostante la perdita di credibilità dell'Italia, però lui sapeva giocare bene in borsa e sapeva fare bene... Nella borsa dei cereali, I conti. Il più grande mercante. Il mercato della borsa dei cereali è a. Negli Stati Uniti dove esattamente? A? Beh, quella degli Stati Uniti è a Chicago. Quella di quella è quella europea, italiana è a Ravenna. No, quella italiana è a Milano. Era un borsino. Il borsino di Milano. Beh, allora per tornare al discorso, sia il tuo amico che Ferruzzi. Che aveva creato l'impero, il suocero. Sia Raul Gardini hanno portato avanti una grande eccellenza italiana che era quella del controllo dei cereali a livello soia, se volevi la soia la dovevi comprare da Ferruzzi o da Gardini. Allora, a livello mondiale esatto. Quando Gardini quando ha rotto, si mise in testa di fare la benzina con i cereali in Brasile, no, anche in Italia l'hanno ammazzato, chiuso. In Brasile però è riuscito a farla, sì, tant'è vero che oggi lì ci sono le macchine che vanno ancora alcol. La seconda specie frumentum comprato era il frumento comandato, frumentum imperatum, e consisteva in un ulteriore quantitativo annuale di frumento che tutte le città, non solo quelle decumane, avrebbero dovuto vendere a Roma. Il decumano cos'era? Sono le città decumane quelle che avevano l'obbligo dell'imposta. Il decumano? C'erano il decumano anche. No, di quell'imposta lì. Certo, ma erano costruite sul decumano. No, il decumano viene chiamato un'altra cosa, adesso non parliamo di questo. Vabbè. Dovuto vendere a Roma per un totale complessivo di 800.000 moggi, in cambio di un prezzo fissato unilateralmente, vedi caso, da Roma, in 3,5 sesterzi al moggio. Il Senato, attenzione, assegnò a Verre, vedi che stranezza, cioè a Matteo Renzi, a Zingaretti, a Di Maio, 9 milioni di sesterzi all'anno per l'acquisto. Il Senato a Verre gli dava 9 milioni di sesterzi all'anno per l'acquisto delle seconde decime e 2.000. Alla faccia di Scipione l'Africano che è dovuto andare a emigrare perché gli sono mancati un po' di denari. E appunto, dopo aver vinto due volte. Sì, e quello voglio farlo sapere, vedere com'è la realtà della vita. E 2 milioni e 800 mila sesterzi all'anno per l'acquisto del frumento comandato. Avete capito i soldi che si metteva in tasca Verre? Somme ingenti dunque prelevate da un erario povero e consegnate al governatore per comprare dai governi e poi parlano male della mafia dei coltivatori siciliani, un bene necessario alla vita di Roma. Ebbene, seguimi. Ti seguo. Cicerone affermò che Verre aveva incamerato tutto questo denaro pubblico. Avete capito o no? E lo dovette dimostrare, perché se no non gli davano nemmeno retta. Allora, vi dico cos'è un moggio. Moggio, dal latino modius, probabilmente derivante da modus, cioè misura, confrontare modio. Le moggia, i moggi, le mogge, antica unità di misura di capacità per aridi, soprattutto per le granaglie, usate in Italia prima dell'adozione del sistema metrico decimale con valori diversi nelle varie città. Eccetera. La fiaccola sotto il moggio, chi l'ha scritta? Questo lo conosco ma non me lo ricordo. D'Annunzio, la fiaccola sotto il moggio. Giusto. Proseguo. Ebbene, Cicerone affermò che Verre aveva incamerato tutto questo denaro pubblico.
all'accusa di concussione si aggiunge quindi quella di peculato. Più in particolare Cicerone sostiene... Tragedia in verse del 1904 di D'Annunzio. Bravo. Più in particolare Cicerone sostenne che Verre si appropriò del denaro pubblico in tre diversi modi. E poi dicono che è l'inventiva di Matteo Renzi, è un'inventiva campata per aria. In primo luogo, lasciando in deposito presso la società dei pubblicani che doveva versarglielo, Verre pretese e incassò dalla società stessa un interesse mensile del 2% che tenne per sé. Non solo si è fregato i soldi, ma si pigliava l'interesse. Avete capito chi era Verre? Il secondo sistema invece funzionava così. Verre imponeva a una città di vendergli una certa quantità di frumento, ma rifiutava poi di riceverlo contestandone la qualità. Hai capito? Sì, ho capito. Come ti dicono adesso, no? Qua questo tipo di petrolio non va bene, questo è l'oro. Allora, oppure, quell'oro non è olio secchino. Ascolta, pubblicano, nel mondo romano, appaltatore delle imposte che pagava allo Stato un canone come prodotto di una tassa che poi esigeva per proprio conto, eccetera, eccetera. E chi erano i pubblicani all'epoca del buon Gesù? I mercanti del Tempio. Che poi si sono trasformati... I mercanti del Tempio. In molti si sono trasformati in apostoli. Ah, certo, certo. A cominciare da... Chi era il... Tommaso. No, il pubblicano era Matteo, no? Ah, sì. Allora, proseguiamo. Ma rifiutava poi di riceverlo contestandone la qualità, teneva quindi per sé il denaro pubblico destinato a quell'acquisto. Mi pare giusto. Per non lasciare Roma senza frumento e per non farsi scoprire, inviava poi nell'urbe il bottino accumulato con i furti sulle decime. Ma insomma, e Cicerone come l'ha incastrato? Zingaretti, da dove hai imparato? Scusa. Vai oltre. Ma non basta. Cicerone ha dovuto stare lì un sacco di tempo a andarci, è riuscito a fregarlo. Una cosa eccezionale, io non avrei mai immaginato. Cicerone era uno con le palle, uno rarissimo. Ma non basta. Ha fatto una fine molto poco... Si era messa contro i cesariani. Sì. E non doveva farlo. Sì. Aveva fatto uccidere Caterina e non doveva farlo. Sì. Anche fatto perché Caterina era un romano vero. Esattamente. Non era un oltretutto. E si è battuto, è morto combattendo 1 contro 100. Esatto. Ma non basta. Rifiutando come cattivo il frumento che avrebbe dovuto comprare, al suo posto si faceva dare dalla città l'equivalente in denaro del suo valore di mercato. Ti fai la risata. Che devi fare? Nulla di nuovo sotto il sole. Per farsi un'idea, basti pensare che alla città di Alesa fu imposta la vendita di 60.000 moggi di grano all'anno. 60.000. Al posto del grano verde pretese 2,5 sesterzi al moggio, cioè 150.000 sesterzi, che era loro il prezzo di mercato del frumento, e tenne per sé il denaro pubblico assegnatogli per acquistare il frumento comandato. A 3,5 sesterzi al moggio, cioè 2.100.000 sesterzi. L'ultimo sistema per arraffare... Matteo Renzi non ha imparato niente, non ha inventato niente, Matteo Renzi. L'ultimo sistema per arraffare il denaro pubblico. Allora, sesterzio era una moneta romana, durante la Repubblica Romana era una piccola moneta d'argento coniata raramente. Durante l'Impero Romano era una moneta in lega di rame e zinco. Quindi in epoca di Cicerone è vero, era di argento e quindi valeva, cioè, ma in epoca imperiale era decaduta molto, infatti era in lega di rame e zinco, che non valeva niente. O ricalco di ampio modulo, il suo nome deriva dal suo valore originale, inizialmente valeva 2,5 assi. L'ultimo sistema per arraffare il denaro pubblico, ma guardate che è geniale questo qui. T'ho detto, Matteo Renzi, non sei tu il genio della situazione. Hai imparato da Verre.
L'ultimo sistema per arraffare il denaro pubblico fu quello di acquistare sì il frumento della città, ma pagandolo meno del prezzo stabilito da Roma. E stando lì, tu sei un vero democristiano, un autentico democristiano, un autentico uomo del grande Andreotti. Con tutto il riconoscimento che bisogna dare a Andreotti. Sì, ma tu vedi il comportamento degli andreottiani in Sicilia, no? Ai tempi dei fratelli Salvo, era lo stesso comportamento, uguale. Non a caso i Salvo erano dei... degli andreottiani? No, ma abbiamo detto prima. Dei pubblicani. Pubblicani. Sul totale destinato ai coltivatori, infatti, Verre era solito operare delle trattenute per certe voci. Ci sono pure le voci con le trattenute. Quale? L'esame delle monete, il cambio o il bollo? C'era il bollo. Quando tu vai oggi... Il bollo era quello fatto col piombo. Quando tu vai oggi... Quello era il bollo, eh? Quando tu vai oggi negli uffici pubblici, te mettono un bollo, non capisco. Sì. Non è il bollo, però. Sì, però ti dicono che era il bollo. Ah, sì. Che rappresenta un bollo. E lì lo devi pagare. L'ha inventato Verre. Quale l'esame delle monete, il cambio o il bollo? Voci che però, dice Cicerone, nascondevano altrettanti furti, essendo ovvio che non poteva esservi una trattenuta per il cambio dove si usava la stessa moneta. Oh, guarda, questa l'hanno fatto anche adesso. L'hanno fatto anche adesso. Euro-lira, eccolo lì. Te fanno un cambio euro-lira dove non ha nessun significato. Al doppio. Hanno pure imparato bene. Sono andati oltre il maestro. Esattamente. Questi. È tutto scritto. Il bollo, poi, sostiene l'accusatore, cioè il grande Cicerone, fu un'invenzione di Verre. Cazzo, negli uffici comunali, mettere il bollo e te lo fanno pagare. Io sai che cosa pigliavo? E mi viene in mente. Io prendevo il tampone, io schiaffavo. Pagami. A tuo l'impiegato, pagami e t'ho bollato. Ma che sono? Le bolle papali sono esattamente la stessa cosa, non ce lo scordiamo. Certo. Sono bolle, nel senso che sono timbrate anche quelle, certo, in cui dicono che danno un lascito, sì, danno una benemerenza, danno un riconoscimento. In cielo, E volevano i soldi, non, cielo, è? In cielo. Non è che te lo davano alla bolla, certo, te la davano così. La bolla te la davano dietro il riconoscimento dal Papa, dal Vescovo, dal Cardinale, il cielo, indicava col dito, il cielo. Sì, ti do l'autorizzazione per fare la tua bella, come si chiama? Per usare, come si dice quando le suore creano un nuovo ordine, ecco. Ti do l'autorizzazione per creare il tuo bell'ordine, sì, come anche al signor Inigo, De Loyola, che gli ha dato sì la bolla per creare la sua bell'ordine, la sua bella compagnia di Gesù. Poi ma il signor Inigo gli ha portato una cariola dei soldi prima, oppure gli ha detto: no, guarda, i soldi adesso non ce l'ho, però vado in giro a rubare per te. È naturale. Capito? Non a caso a Inigo gli è apparsa qui vicino la Madonna, certo, se no che cazzo gli appariva a fare? Certo. È qui vicino, ragazzi. A 5 chilometri di qui. La visione, si chiama Piazza della Visione, perché quel coglione ha detto che aveva visto la Madonna. Invece il dottor Carmelo Bene ha detto che era apparso in visione alla Madonna. Lui era apparso alla Madonna, sempre a 5 chilometri dalla finca. Quando Carmelo Bene è venuto qui in pellegrinaggio, si è reso conto che era lui che era parto dalla Madonna. Mi vuoi prendere per il culo uno come Carmelo Bene? Allora, come del resto, una terza trattenuta, lui faceva le trattenute. Si tratteneva dal pisciare. Quella del 4%. Per lo scriba, cazzo, se non lo vuoi pagare lo scriba. Cazzo. E la Madonna che si stanno a fare gli scribi. È
magari lo scriba, gli diceva tu scrivi che se no so cazzi. Sì, sì, ma l'ho detto. Il quale già riceveva una sia pur modesto compenso dallo Stato, quindi il dattilografo dell'epoca. Stenografo. Sì, il dattilografo, lo stenografo dell'epoca riceveva già la congrua. Cicerone afferma che con questo sistema Verre consentì al suo scriba di intascare, sapete quanto? 1.300.000 sesterzi di denaro pubblico. Vi basta? Vi basta? Matteo Renzi, mi hai sentito? Hai qui la codifica del tuo comportamento. Allora, il sesterzio era inizialmente, appunto in epoca anche... 1.300.000 sesterzi per lo era, scriba. Erano, consisteva in circa 3 grammi di argento, con variabili molto ampie. 3 grammi d'argento per un milione sono 3 milioni di grammi, cioè sono 3.000 kg d'argento. Al valore attuale, vanno a vedere. Al valore attuale l'argento sta... Aspetta, non te lo dico. Sì. Era 1.300.000, eh? Non era 1.300.000. Ragazzo sta. Euro 44 a grammo. No, l'oro è 44 euro a grammo. L'argento è mezzo euro a grammo. Moltiplica mezzo euro. 500, sono 1.500. Sì, anche 1.700 euro. 1.700 euro. Ma che stai dicendo? Sono grammi. Quindi era un milione per 3 grammi. 1.300.000. Quindi 3 per 4 milioni. 4 milioni di grammi. 4 milioni di grammi, 2 milioni di euro. 2 milioni di euro per lo scriba. Ci andavo anch'io a fare lo scriba. Ci andavo anch'io a fare lo scriba, capito? A Verre. Scrivi su questa minchia. Vabbè, ma che cosa vi devo dire? Matteo Renzi non ha inventato niente. Non ha inventato niente, Matteo Renzi. Senti, andiamo? Sempre so long? Sempre. Sempre so long, andiamo oltre. Seguito un'altra. È un'offerta, un altro episodio. È la Boschi, questo qui. È so long.